Telespettatori di Italia Ischia, benvenuti a questo nuovo appuntamento per l'approfondimento sulle tematiche economiche e le difficoltà delle attività commerciali, in particolare legate al bar e ristorazione dopo la zona arancione, proclamata zona arancione in Campania. Lo facciamo, lo vedete collegato con noi, Antonio Viola, presidente FIEPET Confesercenti Campania, Federazione Italiana degli Esercizi Pubblici e Turistici di Napoli e Provincia. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, salve. Allora, Presidente, dicevo in apertura di questo cambiamento, ormai già qualche giorno, che la Regione Campania è in fascia arancione, un provvedimento che colpisce in particolar modo il settore bar, ristoranti, pizzerie. Lei che idea si è fatto? Allora, intanto grazie per l'invito e per la possibilità di dire la mia. Sì, allora, intanto è un'azione inaccettabile, è un'azione che proprio penalizza, punitiva nei riguardi di bar e ristoranti. Peraltro l'abbiamo saputo di venerdì, quando poi la zona arancione, come ben si sa, si passa in domenica. Quindi anche qui il criterio è assolutamente assurdo. I ristoranti fanno gli acquisti il venerdì per tutto il weekend. Quindi già sarebbe necessario, indispensabile, un preavviso di queste comunicazioni, che così è inaccettabile. Poi, se entriamo nel merito delle chiusure, dico bene, dobbiamo star chiusi, mettete mano al capitolo ristori. Non si può pretendere di far gravare su tutte le imprese, che sono tante, di bar e ristoranti, dicendo semplicemente state chiusi. Chi lo fa, come noi che abbiamo più di un'attività con il delivery, il takeaway, sono degli incassi assolutamente insufficienti a mantenere una struttura. Ecco, lei parlava di essere avvertiti in tempo utile, un po' è successo negli ultimi tempi con i gestori degli impianti da sci, ma se ricordo bene, una situazione simile legata al settore ristorazione è avvenuta anche pochi giorni prima di Natale qui in Campania, giusto? Lo stesso l'abbiamo subito, sì, proprio prima di Natale ci è stato comunicato il venerdì che eravamo in zona rossa la domenica. Ed era chiaramente un weekend su cui c'erano tante aspettative. Lì abbiamo proprio dovuto disintegrare completamente la merce. È un peccato, dico, ma anche dal punto di vista morale, cioè gente che non mangia, noi abbiamo preso gli acquisti e abbiamo dovuto buttare. Quindi è veramente una cosa vergognosa. C'è stato chi invece ha anche approfittato per fare della beneficenza. Noi personalmente l'abbiamo fatto, quindi per fortuna siamo riusciti a fare questo tipo di azione. L'abbiamo fatto con la comunità di Sant'Egidio, l'abbiamo fatto anche con gli stessi dipendenti, perché io spesso dico, se bisogna fare del bene, c'è anche il bene di prossimità, cioè non bisogna andare in Africa, no, tra virgolette, fare del bene, magari sotto casa c'è qualcuno che ha bisogno e quindi chi ha prenda pure. Quindi sì, però la stragrande maggioranza non credo che sia riuscita a fare questo. Lei ha parlato di aiuti, ristori, ma ormai è praticamente quasi un anno che è iniziata questa tragica vicenda per tutti. Qual è il bilancio? Avete ricevuto degli aiuti a sufficienza per tenere in piedi le vostre aziende ed anche i livelli occupazionali? Pure questo è importante. Guarda, allora, gli ristori che abbiamo ricevuti, che sono ristori a singhiozzo, sono così esigui rispetto alle perdite che anche qua non so se c'è da piangere o da ridere. Noi abbiamo nel settore flessioni di fatturato che arrivano a toccare il 70-80%, con dei ristori che più o meno sono del 5%. Quindi è un qualcosa, voglio dire, che non c'è proprio nessun criterio da questo punto di vista, ma non solo, avrebbero potuto comunque dare dei sostegni anche con dei crediti di imposta direttamente in capo ai proprietari immobiliari. Cioè è inutile dare a noi dei crediti di imposta per poi chiedere alla cortesia al proprietario immobiliare di prendersi. Cioè anche questa è una situazione, voglio dire, anche indecorosa, perché toglie la dignità. Cioè bisogna andare al padrone di casa e chiedere alla cortesia di prendersi il credito d'imposta. È qualcosa di veramente inaccettabile. Quindi forse doveva essere più un obbligo, tanto se un
come dire, un ristoro fiscale, non ci si perde nulla. Questo vale sia per il proprietario di un negozio che di un immobile. Certo, perché se io so che magari il 60, io in realtà ho proposto anche questa cosa, cioè il 60% è un credito, diciamo, in capo al proprietario immobiliare. Il 20% è uno sconto che bisogna fare per legge, perché se noi abbiamo fatto meno 70, meno 80, chiedere a un proprietario immobiliare il 20%, una riduzione dei mutui assolutamente sostenibile, visto la pandemia mondiale, e il 20% lo pagava il conduttore. Così avrebbero, come dire, permesso, senza manco cacciare poi fuori dei quattrini, la sostenibilità per gli esercenti. Lei è il presidente di Napoli e provincia FIEPET, Confesercenti. Ha avuto modo anche di dialogare con i suoi colleghi delle isole, luoghi che sono a forte vocazione turistica e quindi stanno soffrendo forse ancora di più. Sì, io ho parlato con qualche collega, poco, devo dire poco, perché peraltro questo sistema, questo meccanismo che si è innescato ci fa lavorare di più e male. Sì, li ho sentiti, quindi qualcuno mi ha detto che è riuscito a fare una discreta, chi una buona, ottima stagione, che ha permesso, no, di andare un po' avanti. Però, come diceva lei prima, è passato un anno, cioè noi qua siamo a un anno dal primo caso Covid. Io ricordo come fosse ieri, che era il 9 di marzo, che ci hanno chiuso e non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. Il dialogo tra le associazioni di categoria, quanto è importante, immagino sia vivo. Guardi, sì, diciamo, tra le sigle c'è comunque un ottimo rapporto, c'è un'ottima sintonia, prevalentemente tra noi di Confesercenti e Confcommercio c'è comunque una voglia di, no, di comunicare con la pubblica amministrazione, insomma, con il governo, le nostre scelte. Quindi devo dire che almeno tra queste due sigle, insomma, c'è un rapporto, diciamo, molto compatto. Così come noi sappiamo che Confesercenti, attraverso anche il suo lavoro, ma anche il lavoro del presidente Vincenzo Schiavo, c'è un dialogo fitto sia con la Regione Campania sia con il governo. Sì, il presidente Schiava è una persona straordinaria, insomma, veramente uno stracanovista, quindi non si arrende mai, quindi sì, Schiavo ha un ruolo determinante per la nostra associazione. Sì, abbiamo avuto anche noi il piacere di intervistarlo più volte. Proprio in queste ore, Presidente, il governo sta valutando le misure per un nuovo provvedimento, un nuovo DPCM. Si parla di zone rosse mirate, zone arancioni rafforzate. Cosa vi aspettate, o meglio, cosa chiedete voi come categoria, ricettiva? Allora, intanto noi chiediamo sì la segmentazione geografica, perché è inaccettabile che una regione interamente vada in una zona con un determinato colore, quindi la segmentazione è fondamentale. Poi io non credo in questo, insomma, no, giallo, arancione, arancione rafforzato, cioè secondo me andrebbero discriminati fondamentalmente due colori. Noi chiediamo intanto la segmentazione anche del settore, cioè non si può definire bar e ristoranti un solo settore. Bisogna, vista la problematica, attenzione, quindi siamo un comparto aggregato, sì, però che un ristorante apra alle 5 di mattina non serve a nulla. Che serve alle 5 di mattina? Un bar magari sì, che insomma arriva, fa la preparazione e fa le colazioni. Il ristorante potrebbe aprire, che ne so, dalle 12 alle 23. Quindi noi chiediamo che anche in fascia arancione i ristoranti siano aperti, magari con chiusura alle 18. E in fascia gialla che siano aperti fino alle 23 e non fino alle 22. Per noi quell'ora è importante perché ci consente comunque di fare una rotazione dei tavoli, o comunque qualcuno che va a cena non deve correre, che va a cena, perché parliamoci chiaro, poi anche noi usi e costumi, la Campania, chi è che andrebbe a cena alle 19? Forse la gente. Quindi, se ho capito bene, voi in fascia gialla chiedete di aprire anche per la cena. Con Anche per la cena con chiusura alle 23. Quindi noi su chiusura. questi punti, diciamo, vogliamo batterci, perché è inaccettabile, ma ripeto, anche che nella fascia arancione gli unici a essere chiusi sono i bar e i ristoranti. Io non ho nulla contro la gente che va in giro a passeggio, perché la legge lo prevede, quindi che problema c'è? Non sono di quelli che si lamenta. Però se c'è la gente in giro, c'è anche l'apertura dei ristoranti, che peraltro noi già garantiamo
come fin dal principio il distanziamento, la lettura della temperatura, la registrazione del nominativo, cioè noi prestiamo già un servizio pubblico, cioè già solo per questo il governo dovrebbe pagarci. E quindi invece per sedersi al tavolo resterebbe poi il limite delle 4 persone, se non conviventi, sia per ristoranti, pizzerie e bar, guardi, secondo le vostre richieste. Anche quello lascia il tempo che trova, che se noi abbiamo dei tavoli distanziati a un metro, cioè non vedo per quale motivo non si possa fare un tavolo a 6 a 8. Peraltro chi prenota e sono in 8, noi facciamo 2 tavoli da 4. Però voglio dire, anche questo è sostenibile nella misura in cui vengono accettate le nostre richieste. Quindi siamo disponibili a far tutto, ma metterci in condizioni di poter lavorare, anche perché noi abbiamo i costi full time, ma abbiamo il fatturato part time. Delle due l'una, o abbiamo costi e fatturato full time, o viceversa costi e fatturato part time. Credo che voi chiediate anche regole certe, perché durante lo scorso anno, quando alla fine dei 3 mesi di lockdown vero avete riaperto, avete fatto anche degli investimenti per adeguarvi alle regole in vigore, e quindi questo è anche importante. Assolutamente, noi ci siamo attivati proprio immediatamente dopo che avevamo ricevuto il protocollo dalle varie sigle, mettendo i tavoli distanziati, i plexiglass, le sanificazioni quotidiane, i gel, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, è una cosa che fa anche abbastanza indignare, perché noi ci siamo adeguati e poi alla fine non è cambiato nulla. Lei prima ha citato gli assembramenti che si sono verificati, l'abbiamo visto a Napoli, ma non solo, in tutte le grandi città. E allora qual è il senso se poi, e le persone lo possono fare, lei l'ha detto, lo dobbiamo ribadire, non è che erano contro la legge, però se tutti quanti per esempio affollano il lungomare di Napoli in una bella giornata di sole, poi qual è il senso di tenere i ristoranti chiusi? È esattamente quello che dico, che la nostra categoria, insomma, compresa tutte le sigle, dice noi dobbiamo stare aperti, oppure se c'è un lockdown, che il lockdown sia per tutti. Allora avrebbe senso, perché tu magari devi fare un contenimento di questo maledetto virus, perché tutti saremo a casa. Farlo in questo modo diventa assolutamente dispersivo, inutile e iniquo per noi esercenti. Credo, per chiudere, la soluzione siano i vaccini, quindi speriamo di avere quanti più vaccini possibili, perché è l'unica strada per uscirne. Io sento anche dei cittadini o anche degli imprenditori, chiedo anche a lei, sarebbe d'accordo a fare un lockdown come l'anno scorso a marzo, però con veri ristori e con una campagna di vaccinazione ben avviata? Guarda, io non vedo l'ora, come si dice dalle nostre parti, per la San Gennaro, che siamo napoletani. Io me ne starei veramente volentieri sul divano di casa se ho la certezza di avere le mie aziende in sicurezza, la sicurezza sanitaria e soprattutto un piano di vaccinazione spinto. E qui non dobbiamo pensare a vaccinare qualcuno, qua dobbiamo vaccinare oltre 65 milioni di italiani, che non è una sciocchezza. E quindi noi che ci guardiamo alla nostra regione bisogna correre, quindi pretendere questi vaccini e fare un piano di vaccinazione diffuso, strutturato, ma anche mettendo a disposizione le nostre strutture. Cioè io la dico così, che noi dobbiamo dare appunto esercizi commerciali, ristoranti, hotel, per dare questi spazi, ben venga, noi siamo pronti, l'importante è che poi si riparta, perché così non è vita, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista umano, così non è vivere. Assolutamente, io comunque di recente ho anche intervistato le nostre istituzioni sanitarie e purtroppo ci hanno testimoniato come nelle terapie intensive ancora ci siano dei pazienti, anche giovani, quindi bisogna essere prudenti. Io chiudo tutte le mie interviste con insomma le istituzioni, personale medico, della società civile, in questo caso come lei, chiedendo un appello alla prudenza a tutti i cittadini, perché anche la prudenza è fondamentale per uscire da questa storia. Sono d'accordo con lei, grazie ancora per l'invito.